Sapevi che circa i 2/3 della popolazione mondiale dorme meno di 8 ore a notte? Ora un ricercatore sta spiegando gli incredibili effetti che può portare la mancanza di sonno. Il suo nome è Matthew Walker e ha dedicato più di 20 anni allo studio del sonno e all'impatto che ha sulla nostra salute. Insegna neuroscienze e psicologia all'Università di Berkeley in California e ha pubblicato più di 100 studi riguardo al sonno. In questi pochi minuti verrai a conoscenza dei 5 pericoli a cui potrebbero andare incontro le persone che dormono poco. Alla fine del video ti darò anche dei suggerimenti, sempre forniti da Matthew Walker, per poter avere la migliore qualità di sonno possibile. Uno. Si accumula la proteina beta-amiloide. Abbiamo scoperto che la mancanza di sonno crea un accumulo di una proteina tossica chiamata beta-amiloide ed è legata all'Alzheimer. Spiegandolo in modo semplice, solo durante il sonno profondo il tuo cervello è in grado di lavare via questa proteina tossica chiamata appunto beta-amiloide. Ma cosa succede se non dormi abbastanza? Questa proteina legata all'Alzheimer si accumulerà e più di queste proteine si accumuleranno, maggiore sarà il rischio di sviluppare la demenza in età avanzata. Come affermano diverse ricerche, è proprio l'accumulo di questa proteina che porta allo sviluppo del morbo di Alzheimer. Due. Il sistema riproduttivo. Sappiamo anche che la mancanza di sonno influisce sul sistema riproduttivo. Gli uomini che dormono solo dalle 5 alle 6 ore a notte hanno un livello di testosterone che è uguale a quello di qualcuno di 10 anni più anziano. Quindi la mancanza di sonno ti invecchierà di quasi un decennio in termini di virilità e benessere. 3. Il sistema immunitario. Sappiamo anche che la mancanza di sonno influisce sul sistema immunitario. Dopo solo una notte di 4-5 ore di sonno, c'è una riduzione del 70% delle cellule antitumorali. La breve durata del sonno, quindi, aumenta il rischio di sviluppare numerose forme di cancro, e l'elenco attualmente include il cancro all'intestino, alla prostata e al seno. Il legame tra la mancanza di sonno e il cancro è ormai così forte che recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di classificare come probabile cancerogena qualsiasi forma di lavoro notturno, perché porterebbe a un'interruzione dei ritmi naturali del sonno. 4. Il sistema cardiovascolare. Sappiamo anche che la mancanza di sonno ha un impatto sul tuo sistema cardiovascolare, perché è durante il sonno che ricevi questo farmaco naturale per la pressione sanguigna. Durante il sonno, la tua frequenza cardiaca diminuisce e la tua pressione sanguigna scende. Se non dormi a sufficienza, non stai ricevendo nessun riavvio del sistema vascolare, quindi la tua pressione sanguigna aumenta. Se dormi 6 ore o meno, hai un rischio del 200% maggiore di avere un attacco cardiaco fatale o un ictus nel corso della tua vita. 5. C'è un esperimento globale che viene eseguito su 1,6 miliardi di persone. 2 volte l'anno e si chiama ora legale. In primavera, quando perdiamo un'ora di sonno, vediamo un aumento del 24% degli attacchi cardiaci. 5. Quanto tempo possiamo rimanere senza dormire?
Un'altra domanda che potremmo farci è: quanto tempo possiamo durare senza dormire prima di iniziare a vedere un calo nelle funzioni cerebrali oppure nel corpo? La risposta sembra essere di circa 16 ore. Una volta che superi le 16 ore di veglia, è allora che si inizia a vedere il deterioramento mentale e fisico. Cosa dobbiamo fare per assicurarci di dormire quanto dovremmo? Penso che ci siano probabilmente quattro suggerimenti chiave da tenere sempre a mente. 1. Il primo è molto breve e semplice. Dovremmo cercare di andare a letto e svegliarci sempre alla stessa ora. Il secondo consiglio invece è quello di non usare il telefono prima di andare a dormire. Quando usi il telefono o qualsiasi dispositivo prima di andare a dormire, la luce del telefono o di qualsiasi display inibisce la produzione di melatonina, ovvero l'ormone del sonno, che favorisce l'addormentamento e regola il nostro orologio biologico. 3. La terza cosa, e forse è una delle più importanti, è quella di non bere caffè nel tardo pomeriggio. C'è stato uno studio allarmante dove hanno dato alle persone una sola tazza di caffè, una tazza standard di caffè, e poi hanno monitorato la qualità del loro sonno, studiando queste grandi onde cerebrali che avvengono mentre dormiamo. Ciò che hanno scoperto è che una sola tazza di caffè bevuta nel tardo pomeriggio ha ridotto la quantità di sonno profondo del 20%. Dovresti invecchiare normalmente di 15 anni per produrre quel tipo di deficit nel tuo sonno profondo. Oppure puoi farlo ogni singola notte bevendo quella tazza di caffè. 4. Il quarto e ultimo suggerimento è quello di evitare l'alcol. Molte persone pensano che l'alcol sia utile per addormentarsi. In realtà non è vero. L'alcol sporcherà il tuo sonno con molti più risvegli durante la notte e quindi non ti sentirai riposato quando ti sveglierai la mattina dopo. Il problema e il pericolo è che non ti ricorderai di esserti svegliato così tante volte durante la notte, quindi non ti renderai nemmeno conto che è stato l'alcol a interrompere il tuo sonno.